3, 2, 1, vai. Matteo, dai però, è un'ora che ti aspetto, eh? Stiamo girando il video. E che non posso. Cara Eleonora, sposa di questo... Martiri di Gerard. Ma non possiamo finire il video. Aspetta, secondo me vale qualcosa questo. Ma che può valere un fogliettino di quelli? Perché? Che significa? Andiamo a vedere, ya. No. Ya, vieni, vai, muoviti. Questa la lasci qua? Prendila. Facciamo i soldi, che c'è di male? Cosa facciamo? I soldi. Money, che è? Qua lo dobbiamo portare. Ma secondo te sto coso vale qualcosa? Vediamo, ya. Bene. Sì. In realtà sui libri di storia non c'è molto da dire. Si racconta di Garibaldi, dei moti del sud, però non si parla effettivamente dei cinque martiri. Ci sono dei libri scritti da alcuni appassionati. Sono cinque ragazzi che durante i moti del 1847, scoppiati tra Reggio e Messina, l'obiettivo era quello di ottenere una costituzione da parte di Re Ferdinando II. La Calabria faceva parte del regno delle due Sicilie. E i moti sono scoppiati a Reggio, ma una volta conquistato diciamo, Reggio, si sono spostati lungo tutta la costa. Gerage era sede del distretto, quindi l'obiettivo era quello di riuscire a creare un corpo armato che giungesse a Gerage e che in tutti i paesi della costa riuscisse ad ottenere il massimo consenso possibile. A capo della spedizione venne posto Michele Bello e durante il viaggio a lui si aggiunsero altri quattro ragazzi e appartenevano a delle famiglie molto ricche. Quindi erano Michele Bello, Rocco Bertucci, Pietro Mazzone, Domenico Salvatori e Gaetano Ruffo. I cinque ragazzi a bianco riescono a catturare il sottintendente della città di Gerace, Bonafede, e occupano tutte le città della costa. Giunti a Roccella però emerge l'inesperienza di questa colonna armata, perché non si trattava di combattenti ma si trattava di gente comune, i quali, vedendo le luci di alcune navi in mare, credono che si tratti di navi da guerra e quindi scappano. Anche i cinque scappano per rifugiarsi, ma nei giorni successivi verranno rintracciati, verranno catturati e portati a Gerace. Giunti a Gerace vengono messi in una cella e accanto al tribunale della città. Il processo è stato abbastanza rapido, infatti il generale Nunziante, che era stato inviato da Napoli per sedare il moto, alle prime luci dell'alba del 2 ottobre consulta i giudici
no, Matti, ma dove dobbiamo andare? Ma boh, me ne vado. Vieni qua, vieni qua. Oh, vedi, oh, che va, noia, va, però. Questa è, sì. E quindi? Quali hanno fucilati comunque di quello che ti diceva prima la signorina? E tu? Ti faresti mai fucilare per la libertà degli altri?